Benvenuti amici di Misteri. Quest'oggi cercheremo di dare una risposta al più grande ed originale mistero della storia. Dov'è nascosto il Graal? Vedrete che non servirà andare molto lontano per trovare dei succulenti indizi. Il Graal, o Gradale, secondo la tradizione, è il calice usato da Gesù nell'ultima cena, in cui Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue del Cristo. Dell'oggetto sacro si perse traccia quando Giuseppe lasciò la Terra Santa per dirigersi in Inghilterra o forse in Occitania. E se lo trovassimo, sapremmo riconoscerlo? Molto è stato scritto sul luogo in cui sarebbe custodito il sacro calice. Eppure, nessuno lo ha ancora trovato. Perché? Potrebbe essere una semplice coppa di legno oppure un calice d'oro. Le ipotesi sono molte contraddittorie. Ma ricordiamoci che il termine gradalis significa piatto. Per cercare di dipanare questo mistero, oggi andremo in un eremo, luogo di pace e serenità, incredibilmente a pochi chilometri da Milano. Il piccolo eremo di San Alberto sorge vicino a Ponte Nizza, non lontano da Tortona. Fondato attorno all'anno 1000, ha vissuto tranquillo ai margini del mondo civilizzato per centinaia d'anni, finché venne abbandonato nel XVI secolo. Senza nessuna ragione apparente fu requisito da Napoleone. Nel Novecento Don Orione si fece carico di ripopolare l'eremo. Tutto semplice se la storia finisse qua, ma non è così. Un mistero aleggia tra gli alberi secolari e le pietre millenarie di questa vallettina. La tradizione vuole che Federico Barbarossa si sia fermato una notte a dormire nella torre dell'eremo. Come molti eremi, il nucleo originario del complesso ruota attorno a una grotta. L'ingresso è sicuramente franato, per cui oggi noi non ne conosciamo l'ubicazione. Di certo si sa che la potente casata dei Malaspina, il cui castello a Vito dista pochi chilometri, finanziò la costruzione dell'eremo e circondò la piccola valle in cui si apriva la grotta con castelli e torri di guardia. Una stretta forra inospitale, come quella presidiata da armigeri e fortezze? Strano, ma non è ancora tutto. La tradizione vuole che dopo il 1327 qui si ritirò il detronizzato Edoardo II di Inghilterra, facendo credere al mondo di essere morto. Perché un re inglese, figlio di un eroico crociato, finì i suoi giorni in un luogo tanto dimenticato? Forse in questa storia c'entra un'altra crociata, quella avvenuta un secolo prima nei confronti degli Albigesi. Il catarismo era molto diffuso in Lombardia e proprio qui sopravvissero le ultime comunità catare dopo i massacri crociati. È assai probabile che si nascondessero in questi luoghi poco frequentati, poverini. Terrorizzati e perseguitati, potrebbero aver cercato conforto in un importante oggetto di devozione. Sì, amici, proprio lui, il Graal. Del resto, Tortona dista veramente molto poco. Una tradizione vuole che la Santa Coppa fosse custodita a partire dal 410 nella città di Dertona, poi chiamata Tortona. L'imperatore d'Occidente Giulio Valerio Maggiorano, fermatosi a Tortona per motivi rimasti oscuri, venne ucciso nella città nel 461, probabilmente proprio a causa della presenza della reliquia. Quante coincidenze! E se non fosse tutto un caso? E se la mistica coppa fosse proprio nascosta da queste parti? E se qualcuno avesse lasciato degli indizi? La battaglia di Sant'Alberto senza dubbio contiene messaggi esoterici espliciti. Vorrei citare un affresco in cui al fianco della Madonna compare Santa Lucia che tiene in mano una coppa e nel calice vi sono occhi insanguinati e una lama. Certo, simboli tipici della sua iconografia, ma in questo contesto forse vogliono dire qualcos'altro. Già questo. Per non parlare poi del Sant'Antonio, che sul mantello ha una croce templare. Ma un altro affresco ha attirato gli interessi dei ricercatori. Affrescati vediamo tre santi, San Bovio, Sant'Alberto e, fatto curioso, San Lazzaro. San Lazzaro di Betania, risorto per opera di Gesù, era fratello di Maria Maddalena e con lei e con Giovanni d'Arimatea pare salpò su una barca alla volta della Provenza. E se Santa Lucia fosse solo un nome di copertura per celare l'identità
della vera custode del Graal? Nello stesso affresco poi si vedono due castelli. Sono quello di Oramala e di Sagliano, messi a protezione della valle. Però, guarda caso, è stata cancellata proprio la parte centrale di questo affresco. Senza dubbio, nel punto focale, centrale, c'era proprio il soggetto più importante del dipinto. Molto probabilmente la grotta mistica. Ma molti altri sono i simboli misteriosi. Molti capitelli e pietre da costruzione conservano bassorilievi di origine celtica. Probabilmente in quel luogo esisteva un tempio precristiano. Del resto, San Bovio è la cristianizzazione del dio celtico. Sì, vabbè. Questa è un'altra storia. Cerchiamo di andare avanti, A Tortona, nella chiesa di Nostra Signora della Guardia, c'è una vetrata raffigurante San Domenico Guzman. Domenico non ebbe mai nulla a che fare con Tortona, eppure eccolo raffigurato nella chiesa, voluta proprio da Don Orione. Che il santo nelle sue frequentazioni di eretici sia venuto a conoscenza di qualcosa di sconvolgente. San Domenico, emissario apostolico tra gli albigesi e figura centrale all'epoca della crociata catara, alla fine della sua vita si ritirò nell'odierna Ungheria, dove morì di stenti dovute alle dure penitenze cui si sottoponeva quotidianamente. Sembra proprio che tutti i principali attori della vicenda del Graal siano passati per quest'umile eremo. Ma questa piccola valle cela gelosamente il suo prezioso segreto. E forse solo le anime perdute dei catari conoscono la verità. Quanta carne al fuoco, vero? Purtroppo la puntata volge al termine. Ma pazienza, amici. Noi di Mysterium vi promettiamo nuove e sconvolgenti rivelazioni sui mille misteri che ci avvolgono e che ci aspettano. Alla prossima! Perché un re inglese, figlio di un eroico crociato, finì i suoi giorni in un luogo tanto remoto? C'entra forse qualcosa il fatto che avesse l'herpes?